Di nuovo buongiorno, apriamo questo nostro convegno che è anche appunto la festa del trentennale dell'Arigraf, su cui magari spenderò qualche parola più tardi. Siamo nell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, quindi siamo in una sorta di tempio della cultura italiana e siamo onorati di essere ospitati qui, e quindi per prima cosa darei la parola ai padroni di casa. Il professor Tullio Gregori, che è professore emerito di filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma e che è stato accademico dei Lincei, tra l'altro, non cito tutti i suoi titoli, è stato per anni consigliere scientifico della Enciclopedia Treccani, nonché direttore di numerose delle opere editoriali dell'Istituto. Prego, professore. Cari signore e signori, Mi è gradito portare il saluto dell'Istituto e del suo Presidente a questo convegno. Il Presidente Amato mi ha scritto: mi fa piacere di poter ospitare qui da noi il convegno nazionale dell'Arigraf. Quanto alla mia presenza, temo che sia difficile. La mia agenda mi prevede quel giorno a Bologna. Ti prego di portare tu il mio saluto e il mio augurio al convegno che si profila di grande interesse. Io mi permetto di aggiungere che l'Istituto è molto interessato ai temi che avete iscritto nel vostro programma, e non solo per l'importanza che l'Istituto ha sempre attribuito alla grafologia, affidandone nel volume uscito nel 1933 la voce a Stefano Lacolla e nella settima appendice del 2007 alla vostra presidente Carla Poma, il cui contributo abbiamo ripreso per la sua importanza nell'ultimo grande supplemento enciclopedico. Ma non solo per questo, ma anche perché abbiamo sempre dedicato una grande attenzione ai problemi della scrittura nel senso più ampio, indicandone momenti di svolta e di modificazioni profonde lungo tutta la storia della civiltà umana, fino all'esame dei nuovi modi di comunicare e di scrittura digitale. Così ancora nell'ultima opera, l'Enciclopedia del XXI secolo, nel volume dedicato a comunicare e rappresentare, abbiamo pubblicato studi, fra l'altro, sulla scrittura dei messaggi SMS, sulla semiotica dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, sul linguaggio delle reti di informazione. Peraltro questo convegno propone in modo nuovo un angolo visuale diverso per affrontare un altro più grave problema che investe la civiltà e le culture di oggi, si chiamino contemporanee o postmoderne, la cosiddetta crisi dei valori. Forse, come suggerisce già il titolo della relazione introduttiva di Luigi Bagnoncelli, più che di crisi si potrà parlare di costruzione di valori, dato che è difficile negare che i valori abbiano una storia, quindi abbiano momenti di crisi, cioè di fine, di tramonto, e momenti di rinascita, cioè di costruzione. Così come è difficile negare che ogni civiltà abbia i suoi valori, che quindi i valori siano tutti intrinsecamente relativi, con buona pace dei predicatori di una metastorica esistenza di valori dotati di una assiomatica intemporalità. Dunque il vostro convegno propone un tema centrale che sembra caratterizzare il mondo in cui viviamo e ancor più questo primo oscuro decennio del XXI secolo, la cui caratteristica potrebbe essere individuata proprio nel prevalere del dubbio
delle incertezze, con l'accentuata messa in discussione, forse tramonto, di paradigmi e modelli tradizionali, i cosiddetti assiomatici valori. D'altra parte è anche certo che una società, una vita civile, non può esistere senza costruire propri valori, senza riconoscersi in alcuni punti di riferimento che lungo la storia diventano sempre più complessi e più impegnativi per i soggetti. Ora proprio sta qui tutta la problematicità del nostro tempo. Di fronte alla richiesta di costruire nuovi modelli e nuovi valori, assistiamo quasi impotenti alla caduta di modelli e valori e miti antichi, trovandoci in un mondo privo di certezze. Non sappiamo neppure più cosa sia la vita, cosa sia la morte e chi ne possa disporre. Né possiamo ignorare quanto il rapido progresso delle scienze, delle dinamiche economiche, delle tecniche politiche, della forza dei molti persuasori occulti, come tutti questi elementi tendano sempre a imporre o modificare o elidere quelli che possono di volta in volta sembrare valori condivisi. E non solo la vita e la morte, ma l'uomo stesso, come soggetto pensante e responsabile, sembra ormai entrare in crisi, quantomeno è messo in discussione dai progressi delle neuroscienze o dal suo trasferimento sulla virtualità della rete. Come voi avete scritto, presentando il vostro convegno, siamo forse di fronte alla totale eclissi del cuore. Con questo convegno mi sembra, e di qui la sua importanza, volete offrire nuovi strumenti ermeneutici, nuovi modi per affrontare questo nodo di problemi, che sono cruciali per noi oggi. Ed è per questo che ritengo che questo convegno si iscriva opportunamente in questa cornice, in questo istituto, impegnato com'è a comprendere e offrire strumenti per comprendere il mondo di oggi. Peraltro non può sfuggire che voi siete i custodi del valore e del significato della scrittura manuale, che non solo riflette oggi, e questo è il vostro tema, l'incertezza, il tramonto di temi, modelli, valori tradizionali, ma scrittura che è attualmente messa in crisi dall'emergere e anche dalla moda delle scritture digitali, le quali non solo annullano il personale tratto grafico, ma destrutturano la lingua anche da un punto di vista sintattico e morfologico. Voi dunque con i vostri studi siete i custodi di una fondamentale consapevolezza di come la scrittura manuale rappresenti tanto la biografia dei popoli quanto quella degli individui. Il giorno in cui tale scrittura dovesse sparire, forse si spegnerebbe una grande epoca della civiltà della scrittura, tornando con un paradossale ricorso storico all'età dei popoli senza scrittura o sotto il segno della scrittura digitale. E sarebbe questa una trasformazione epocale, ove perduta la scrittura manuale, non solo anche la civiltà dei grafiti, del papiro, della carta sarebbe finita, ma si entrerebbe in una oscura, anonima età della impersonale scrittura digitale.
Ringraziamo il professor Gregori perché oltretutto ci ha dato una succosa e stimolante anticipazione di tutti i temi che tratteremo nel corso della giornata e ce l'ha data da par suo, ecco, da persona colta e autorevole qual è. Prima di dare la parola al prossimo relatore, che è il professor Lucio Pagnoncelli, volevo spendere solo poche parole per questo nostro trentennale dell'Arigraf. Era il 1981 e Nicole Boille, che non si sente, sì? Sì. Che siede dietro me, dava inizio a questa che era insieme un'avventura e una sfida. Diffondere la grafologia in Italia, lo studio della grafologia, formare i grafologi, approfondire la ricerca grafologica, che è l'obiettivo primo della nostra associazione, in un'Italia che 30 anni fa trattava la grafologia al massimo, ecco, come un simpatico passatempo di signore per capire l'altrui personalità. Siamo cresciuti tanto, con tanto lavoro, con tanta serietà, con modestia, con umiltà. Non abbiamo inventato nessun e scoperto nessun segno rivoluzionario, ma ne abbiamo approfonditi tanti di quelli canonici. Abbiamo approfondito tante sindromi, abbiamo creato una casistica invidiabile, ed è invidiabile al pari del numero di allievi che abbiamo diplomato, molti dei quali sono diventati oggi nostri docenti e che sono i nostri veri supporter. Parlano bene di noi, fanno da cassa di risonanza, ci seguono da anni con una dedizione veramente ammirevole e oggi sono anche qui in sala in molti, moltissimi. Grazie, ecco, all'iniziativa, alla competenza riconosciuta di Nicole Boille, che tra parentesi è stata allieva di Anya Teilhard, e successivamente grazie alla professionalità, alla serietà e all'impegno di Raffaele Caselli, che è succeduto a Nicole Boille come presidente dell'associazione, ecco, io mi trovo oggi a presiedere questa associazione con grande orgoglio, perché mi è stata consegnata un'associazione viva, vitale, ricca di iniziative, ricca di eventi, di aggiornamento. Molto spesso entro in associazione e dico a Paola, la nostra segretaria, a cui va il mio più sentito ringraziamento per averci aiutato ad allestire questo convegno che, credetemi, ecco, non è stato facile organizzare per una serie di motivi, tra i quali anche, così, come dire, insomma, l'allestimento in una sala di questo tipo con, no, tutte le sue barriere, i suoi problemi con la sovrintendenza, eccetera, eccetera. Ecco, dicevo, entro nella nostra associazione, la vedo piena di gente che va, che viene a visionare i libri in biblioteca, che si informa, e dico: Paola, qui sembra più la hall di un grand hotel che un'associazione di grafologia. Lo dico scherzando, ma molto felice di questo. Orgogliosa anche perché abbiamo ad esempio una biblioteca che è sicuramente tra le più fornite e le più prestigiose in materia di grafologia, grazie anche alla donazione, all'ascito che ha fatto a Nicole Boille il professor, mai troppo, ecco, rimpianto, Gilles Maisani, che le ha lasciato in la sua collezione di libri, anche libri preziosissimi e storici. Quindi, ecco, chi non lo sapesse può trovare veramente da noi, ecco, delle chicche della grafologia anche antica. Abbiamo voluto festeggiare con noi questo trentennale
la presidente della Società Francese di Grafologia, di cui ci onoriamo di essere gruppo corrispondente, la dottoressa Véronique de Villeneuve. Nonché la presidente dell'altro gruppo italo-francese, l'AGIF, Paola Urbani, che anche oggi è qui con noi e che sarà tra i nostri relatori, e anche l'AGIF festeggia quest'anno il suo trentennale. Dunque, credo di aver finito. E dico buon trentennale all'Arigraf, a voi buon convegno, e iniziamo con la relazione del professor Lucio Pagnoncelli, il cui titolo è significativo: Trasformazioni economico-sociali e costruzione dei valori. Il professor Pagnoncelli è ordinario di pedagogia all'Università La Sapienza, attualmente nella facoltà di medicina e psicologia, e si occupa da tantissimi anni della formazione e costruzione dei valori. Perché ho premuto? L'applauso è per aver premuto, immagino. Allora, io intanto vi ringrazio per l'invito, anche se il tema è di una vastità enorme e per la sua appunto ampiezza mi ha convinto, in qualche modo costretto ad utilizzare, cosa che non è un genere da me molto amata, un testo scritto, proprio per cercare di chiudere una materia che sfugge da tutte le parti, perché il tema è effettivamente molto ampio. Già il professor Gregori ha sintetizzato alcuni elementi, con acutezza direi, alcuni elementi relativi a questo ampio tema, ha dato già un'idea dell'ampiezza della problematica. Comunque, voi, come avrete visto, come ha detto la dottoressa Poma e come avrete visto dal programma, io non sono un grafologo, no. Anche se a volte mi è capitato nella mia attività di incrociare delle tesi che cercavano di rapportare l'evoluzione del segno grafico con l'evoluzione infantile, e devo dire che in queste occasioni ho avuto proprio delle opportunità tangibili del significato, del valore, delle capacità, delle potenzialità, devo avvicinarla? Basta urlare. Della potenzialità della grafologia. E cioè, devo dire anche che, come è stato già rilevato, che la tesi che sottende l'evento odierno a me sembra molto credibile e ricca di sviluppi ulteriori. Cioè, quello che voi avete chiamato nella nota di presentazione del convegno lo sgretolarsi della scrittura manuale, beh, certamente dipende, come è stato già detto, almeno in parte dal diminuito esercizio della scrittura manuale, con tutta una serie di conseguenze che adesso non andiamo a analizzare. Cioè, tutti i passaggi delle diverse forme di comunicazione hanno sempre comportato proprio delle modalità diverse di vedere la realtà, cioè il passaggio dalla cultura orale alla cultura chirografica proprio è un cambiamento di strutture logiche e psicologiche. Comunque, e tutto questo, se dipende in parte almeno dal minore esercizio della scrittura manuale dovuta alle tecnologie, però può nascondere anche un altro elemento che appunto sostiene la tesi del vostro convegno. Cioè, se la scrittura manuale, quello almeno che rimane, ancora c'è la scrittura manuale, è nella sua forma e nella sua struttura, diciamo, uno dei prodotti individuali più liberi o comunque meno consapevolmente controllati, io ritengo che sia molto plausibile che la profonda crisi della scrittura che voi denunciate rifletta la profondità proprio delle attuali crisi individuali e sociali. E queste crisi, che ormai assumono sempre più dimensioni inedite e planetarie, rispecchiano a loro volta l'insieme dei cambiamenti, almeno diciamo nella seconda metà del XX secolo e di questo inizio di terzo millennio.
Io vorrei partire da un paio di aneddoti in questa mia necessariamente sintetica riflessione, aneddoti che vengono proprio dalla mia diretta esperienza professionale, anche molto recente. Cioè, il primo, due ne racconterò. In una conversazione con un piccolo gruppo di studenti, che per molti aspetti ancora oggi considero fra i migliori, ho fatto un riferimento, non mi ricordo di cosa stessimo parlando, alla guerra di Spagna. Io ho visto questi molto sorpresi, molto perplessi, allora mi sono corretto, dico, scusate, sì, la guerra civile spagnola. E cioè, ho dovuto constatare che questi non avevano avuto nessun sentore di questa guerra, che pure ha avuto un così grande rilievo nella storia del Novecento e che ha coinvolto anche il nostro paese in modo abbastanza diretto. Il secondo, nel corso di un esame, siamo a settembre del 2010, ho chiesto ad una studentessa, questo era un esame di educazione degli adulti in particolare, di parlarmi delle principali iniziative del Ministero della Pubblica Istruzione riconducibili all'area così dell'educazione degli adulti a partire dal secondo dopoguerra. La risposta è iniziata prontamente con queste parole, del 1974, cioè l'ho interrotta dicendo, guardi, la prende un po' alla larga perché insomma prima del 1974 ci sono una serie di iniziative anche molto interessanti al riguardo del Ministero. È rimasta un po' disorientata, io ho cercato di indirizzarla, questo è successo a settembre, di indirizzarla, ma il peggio deve ancora venire, di indirizzarla dicendole, facendole una domanda che ritenevo del tutto retorica, mi scusi, visto che non parlava, dico, ma quando è finita la seconda guerra mondiale? Ho cominciato a riflettere più o meno a lungo e poi ha azzardato 1964? Dopodiché io avevo ancora una quindicina di giovani da esaminare, per sfizio che è sempre cresciuto a mano ho fatto in modo di fare sempre un riferimento e quindi direttamente o indirettamente, by the way, di chiedere qualcosa sulla seconda guerra mondiale. Solo una studentessa mi ha detto 40-45, augurandomi che si riferisse all'Italia soltanto, perché la seconda guerra mondiale è un po' più ampia. Direi che episodi di questo tipo non sono assolutamente infrequenti, ma direi che non si tratta di una questione di date dal punto di vista mio, né di conoscenza più o meno nozionistica di eventi, per quanto importanti essi siano, che comunque resta una cosa direi importante. Io direi che il problema è che questi aneddoti, questi due aneddoti rappresentano una sorta di buco che ho scelto fra tanti, cioè di un iceberg di tutta una serie di questioni che mi capita di osservare in un numero crescente di giovani, cioè una sorta di spaesamento, no? Un deficit direi di radici, di identità, che non di rado si traduce in un senso di sé molto debole, no? In una scarsa scarsa autostima, fino ad un vero e proprio sentimento di sfiducia e di impotenza che determina spesso e volentieri, non è generalizzato ovviamente questo, però è un numero crescente che determina poi rassegnazione a sue fazioni. No? Si tratta di giovani, diciamo così, in crisi, che sempre più spesso intorno a loro sentono parlare di crisi. Potrei sintetizzare questa mia impressione con un'affermazione di Amartya Sen, che giustamente considera questo senso che io chiamo di spaesamento come un tratto distintivo della realtà attuale e che lo traduce con la difficoltà ad assumere su di noi la responsabilità delle vite che conduciamo e anche del mondo in cui viviamo. Cioè c'è una debole comprensione, c'è un altro elemento che a me mi lascia perplesso nei giovani, è proprio spesso e volentieri la scarsa consapevolezza dei sistemi di regole istituzionali, non che bene o male governano la realtà in cui vivono. Cioè c'è proprio un senso di spaesamento, io lo chiamerei, insomma, a volte proprio inconsapevole, cioè spesso e volentieri non è percepito come un problema, però di fatto diventa un problema, no? In effetti, comunque, questa sensazione di spaesamento caratterizza abbastanza la società in cui viviamo. E anche se riguarda, secondo me, gran parte della popolazione, ho voluto riferirla in prima battuta ai giovani, sia perché chi appartiene a generazioni precedenti ha comunque avuto esperienza nel bene e nel male,
cioè non c'è un'età dell'oro, insomma, no, di realtà differenti, più strutturate, meno liquide, per usare un'espressione di Bauman che adesso è diventata senso comune, linguaggio comune, sia perché il fatto che stia maturando, se non vado errato, una generazione nuova con quote sempre crescenti di spaesati è un dato che ritengo particolarmente preoccupante. Crisi e spaesamento individuali sono di fatto lo specchio di situazioni più generali che investono le ragioni e la qualità dello stare insieme, cioè la coesione e la solidarietà sociali, nonché le modalità e la qualità delle condizioni di riproduzione materiale della società, cioè le sue attività, i suoi processi economici. Io direi che la vita delle società e degli individui proprio in generale, si potrebbe descrivere come un continuo susseguirsi di crisi, se ci pensiamo un attimo bene, almeno nel significato etimologico del termine, cioè crino, cioè giudico, di conseguenza poi decido. Cioè qualsiasi azione, anche la più semplice, per esempio pensate a fare un passo, no? E in qualche modo rappresenta il tentativo di uscire da uno stato di crisi, di squilibrio, una sorta di più o meno ragionato salto nel buio, un gettare il cuore oltre l'ostacolo, un passo, come sapete, potrebbe sempre essere l'ultimo, cioè anche nel gesto più piccolo c'è una motivazione del gesto per uscire da una situazione in cui non siamo sufficientemente confortati, un passo è per andare da qualche parte, un passo è per realizzare qualcosa, cioè è sempre un decidere di fare qualche cosa ed è una decisione ed è una valutazione, no? Ma la crisi che attualmente viviamo, le crisi che attualmente viviamo presentano caratteri, potremmo dire, di particolare, fra virgolette, originalità, sia per l'alto grado di complessità che le contraddistingue, sia per l'ampiezza degli scenari di riferimento, sia per una scarsa trasparenza degli attori e delle forze in gioco. Cioè se pensiamo a quello che succede e cerchiamo di spiegarci perché, da chi, non sempre ci riusciamo. Cioè ci sono delle decisioni, per esempio, che vengono prese in altre sedi, in sedi lontane, sempre più lontane, sempre meno trasparenti, no? E forse ancor più per l'incertezza o addirittura l'assenza di chiare regole del gioco e, in ultima analisi, per la difficoltà di intravedere soluzioni credibili. Cioè una serie di economisti, di studiosi che si occupano dei problemi dell'attuale società, molto abbastanza critici, beh, le crisi le vediamo tutti i minuti, ci vengono raccontate tutti i minuti, poi trovano con difficoltà delle soluzioni che possano ritenere credibili, ma poi ne parleremo un minimo. Cioè il termine probabilmente più sintetico per descrivere la fase che attraversiamo, anche se è oscuro e per molti versi direi improprio, e globalizzazione, cioè si parla oramai sempre di più di globalizzazione. Questa espressione nell'attuale contesto evoca di primo acchito una serie di significati, cioè possibilità e facilità di comunicazione globale, di movimento globale oltre che delle persone, di merci, capitali, eccetera, e per più aspetti anche fascinosi, no? Come significati evocati, per esempio si gioca non di rado su un ambiguo concetto di libertà, di aumento delle potenzialità, delle capacità, delle possibilità umane, almeno questi significati, questi aspetti fascinosi per come vengono presentati dai principali attori delle varie dinamiche della globalizzazione. Il termine però, globalizzazione, poco o nulla ci dice, al di là di queste più o meno confuse evocazioni, su come realmente siano andate le cose e come stiano andando, cioè sul come e sul perché si è giunti alla globalizzazione, né sul come in realtà questo complesso fenomeno si ripercuota sulla vita degli individui, delle società e degli stati. E poco o nulla degli stati-nazione, no? E poco o nulla ci dice dell'altra faccia della medaglia, cioè del come, insieme a caratteri positivi e costruttivi, questo enorme aumento di capacità produttiva e di potere, direi, umano, e insieme a questi coesistano potenzialità altamente destabilizzanti, negative e distruttive. Il fatto, ad esempio, che lo sviluppo nel quadro della globalizzazione si traduce in un aumento degli squilibri, in un'accentuazione delle polarizzazioni fra paesi ricchi e paesi poveri,
cosiddetti in via di sviluppo, fra ricchezza e povertà all'interno degli stessi Stati-nazione, anche nel caso dei paesi ricchi. Cioè non è un caso che gli Stati Uniti, considerato finora il paese più economicamente sviluppato, più ricco, è quello che presenta la maggior quota di poveri, di povertà della popolazione. Cioè è proprio uno sviluppo che determina squilibrio sostanzialmente. No, in uno scenario, quello attuale, altamente concorrenziale, con la fisiologica finalizzazione al massimo profitto, fisiologica dell'economia, diciamo, capitalistica, con le nuove possibilità di comunicazione e di trasporto e quindi di circolazione di capitali, imprese, merci, c'è tutto uno spazio-tempo che si comprimono, come dice sempre Bauman, ma di cui è necessario parlare, perché effettivamente c'è una compressione dello spazio-tempo nella nostra percezione, anche qui si potrebbero raccontare molte cose. In questa situazione le imprese, in primo luogo le multi e le transnazionali, hanno oggi la possibilità di ricercare tutte le opportunità di minori costi, quindi di acquisire maggiore capacità competitiva e quindi di realizzare maggiori profitti. Poiché potenzialmente questa è un'opportunità per tutti i concorrenti, l'insediamento in luoghi che offrano agevolazioni fiscali, bassi costi del lavoro, assenza o minima consistenza di diritti dei lavoratori, sufficiente sistema infrastrutturale, una popolazione con adeguate capacità professionali e altri cosiddetti vantaggi competitivi, diventa quasi un dovere nel quadro del neoliberismo dell'attuale economia capitalistica di mercato. E questo è forse l'aspetto, secondo me, più preoccupante dell'intera questione della globalizzazione. Cioè la ricerca continua di vantaggi competitivi e il perseguimento del massimo profitto tende a farsi una questione oggettiva, imposta dalle leggi del mercato, con tutto fra virgolette, prospettata come necessaria anche per sopravvivere per un'impresa in una situazione di tendenziale instabilità e di concorrenza a tutto campo. Anche l'impresa, d'altro canto, sebbene osserviamo, si spersonalizza, cioè si oggettivizza, cioè non c'è più il padrone delle ferriere, no, non lo vediamo più, ma le imprese sono governate da manager che, pur godendo in genere di benefici molto consistenti, non di rado spropositati, devono comunque rendere conto della bontà del loro operato agli azionisti. E se i profitti non sono soddisfacenti, anche i manager hanno un triste destino, come spesso e volentieri i lavoratori. In un suo libro, per esempio, Gallino cita un episodio dell'attività di Adriano Olivetti, che peraltro, se non sbaglio, era un noto appassionato di grafologia, no? Oltre a essere un grande industriale, lo cita per mostrare il suo senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori. Adesso non sto a ripetere l'esempio perché allunghiamo, ma quello che va rilevato è che oggi degli Adriano Olivetti non possono essere, non possono esistere. Cioè la finalità imposta dalle logiche attuali è la crescita, il profitto, sbaragliare la concorrenza a costi quel che costi, a prescindere cioè dalle ricadute di questo tipo di crescita. E la prospettiva strategica, altro aspetto molto preoccupante delle imprese, ma io credo spesso anche delle vite individuali, è sempre più di breve periodo. E questo, si possono portare a sostegno di questa considerazione una serie di esempi che adesso io limiterò proprio rapidissimamente. Per esempio, se uno pensa a un brevetto, io brevetto qualche cosa, no? La durata, la utilizzabilità reale di un brevetto proprietario da parte di un'impresa, se va bene, può durare 6 mesi. Dopodiché il brevetto viene fatto fuori, nel senso che viene copiato, modificato, superato, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa coazione all'innovazione. Cioè, se voi sentite parlare sempre di innovazione, immagino, no? E c'è proprio la coazione all'innovazione, che è qualche cosa, se è bello da una parte, quante cose belle e nuove, dall'altra è abbastanza angoscioso, perché non è proprio una cosa fatta per rimanere a galla, sostanzialmente, per arricchirsi di più e così via. Le principali ragioni però della crisi dei valori, poi ho messo fra parentesi un tradizionali col punto interrogativo, perché sicuramente quelli tradizionali sono in crisi, ma forse proprio la capacità di costruire valori che in qualche modo è in crisi, sono individuabili in alcune conseguenze della globalizzazione,
e in primo luogo, a mio giudizio, nelle sue ricadute sul lavoro, o meglio sui rapporti di produzione, la cui garanzia, cioè della qualità del tipo di rapporti di produzione, è sempre assicurata in sede politica e istituzionale. Prenderò in considerazione soprattutto questo aspetto perché lo ritengo quello che più immediatamente e incisivamente contribuisce a determinare, soprattutto nei giovani, quel senso di incertezza, sfiducia e spaesamento e quindi di crisi dei valori e del senso di sé, che è uno degli effetti più perniciosi e disgreganti del processo di globalizzazione. La ricerca a tutto campo di cosiddetti vantaggi competitivi mette di fatto in concorrenza fra loro, vengono in mente cose molto belle che ha scritto Loretta Napoleoni, anche Luciano Gallini e tanti altri, insomma, mette in concorrenza tra loro i lavoratori di paesi con diversi sistemi normativi, diversi diritti, diverso grado di sviluppo economico, diversi livelli di costo della vita e così via. Cioè sempre di più il cosiddetto lavoratore cinese è in concorrenza con il lavoratore italiano, in concorrenza sempre più diretta, no? E questo risulta particolarmente dannoso per la gran massa dei lavoratori e in parte anche per parecchie tipologie di imprese dei paesi più economicamente sviluppati, che vedono profilarsi riduzioni dei salari, abbassamento dei diritti, cioè minori garanzie, minori servizi, pensate alla crisi del welfare, insomma praticamente a mano dalla scuola, dall'istruzione alla sanità, eccetera, stanno scomparendo pezzi di welfare nel nostro paese, e maggiori rischi diretti di perdita del lavoro. Nel caso dei paesi in via di sviluppo, invece, i lavoratori, oltre a subire in genere condizioni di sfruttamento particolarmente pesanti, sono esposti allo stesso clima di instabilità dei lavoratori dei paesi ricchi, cioè pagano anche loro moltissimo le crisi, ma anche a conseguenze più negative nel caso delle crisi, perché non esistono riserve di ricchezza, come in genere è nei paesi ricchi, in grado di far fronte ad alcuni elementi delle crisi. Lì la crisi è crisi, mi viene in mente appunto la crisi argentina di alcuni una ventina d'anni fa, 15 anni fa. Cioè lì, dopo tutta un'ondata di afflusso di capitali che hanno privatizzato tutto, hanno acquisito tutto, ai primi sentori di crisi questi capitali sono fuggiti lasciando il paese veramente in braghe di tela, quando c'erano, insomma. No. Cioè abbastanza evidente che capitali e imprese che sono sempre più deterritorializzati e in forte competizione fra loro devono avere la possibilità per crescere e realizzare maggiori profitti di operare, come si è già visto, con il minor numero di vincoli e in primo luogo devono essere liberi da vincoli di responsabilità verso il lavoro. In sostanza, una delle misure di maggiore appeal che gli stati possono offrire, cioè oggi una piccola parentesi, il ruolo degli stati, questo lo sentite dire continuamente, per esempio l'Italia non è appetibile, nessuno investe in Italia, cioè il ruolo degli stati-nazione sempre più va trasformandosi da gestori o cogestori dei sistemi economici a garanti di condizioni che rendano appetibili un determinato territorio, un determinato paese all'investimento da parte di, quindi stabilità economica, stabilità dei prezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi perdono un protagonismo e diventano dei garanti di opportunità per altri, non direttamente gestite dalla politica, insomma, no, o cogestite dalla politica. Quindi, in sostanza, una delle misure di maggiore appeal che gli stati possono offrire è quella, in ossequio al mito della flessibilità, della possibilità di assumere e licenziare in modo discrezionale, nonché di erogare salari per quanto possibile contenuti. Ne consegue il fatto che, laddove esistano le condizioni minime per produrre un determinato bene o servizio, i capitali si orienteranno verso quelle realtà statuali che assicurino un minor numero di vincoli sul versante lavoro. Per esempio, è cosa di questi giorni che dei call center molto importanti si stanno spostando in Albania, ma per esempio in Francia tutto anche il servizio segretariale da tanti anni lo fanno in Algeria, lo fanno in Tunisia, lo fanno. Cioè, tanto con i mezzi di comunicazione che abbiamo, uno può avere benissimo il segretario o segretaria in Marocco e starsene a casa sua, insomma, non c'è nessun problema, però lì costa meno. Allora, questa situazione
che investe di fatto l'insieme dei lavoratori, si prospetta in termini di particolare gravità per i giovani. Non dimentichiamo ad esempio che in Italia la disoccupazione giovanile sfiora oggi il 30%, che quasi 4 milioni di giovani e meno giovani hanno contratti cosiddetti flessibili, cioè precari di vario tipo, e che, come ha recentissimamente rilevato l'Istat, è proprio cosa di questi giorni, una quota significativa e crescente di giovani sfiduciati vengono chiamati non studia, non lavora e non cerca lavoro. Cioè neanche cerca lavoro, questa è la cosa impressionante. Se torniamo a quanto detto riguardo alle condizioni di appetibilità per il capitale che gli stati devono cercare di garantire, e per quanto riguarda il lavoro, al tema della flessibilità, ci accorgiamo facilmente che la sua traduzione in precariato di lungo corso, cioè del lavoro, ha un forte effetto destabilizzante, che in primo luogo priva i giovani, ma non di rado anche i meno giovani, del futuro, nel senso soprattutto della sostanziale possibilità di fare progetti soggettivamente credibili. Questa è la sfiducia. Io non riesco a fare un progetto che per me sia credibile, che abbia secondo me delle basi di realtà, quindi ci rinuncio. E devo dire, Pierre Bourdieu osserva che è interessante che la capacità di progettare il futuro è la condizione di ogni comportamento considerato razionale. Sappiamo ormai tutti come questa difficoltà e impossibilità abbia conseguenze molto concrete e pesanti, che di fatto inducono profonda insicurezza e giungono a mettere in discussione i valori e il senso di appartenenza a una società sempre meno in grado di assicurare, se non il raggiungimento della felicità, come recita la Costituzione degli Stati Uniti, si era spento, non mi tollera, probabilmente. Degno di questo nome. Quella della precarietà del lavoro e delle sue conseguenze diviene quindi sempre più una condizione generale di vita che, privando innanzitutto del futuro, crea spaesamento, insicurezza, crisi dei valori e, in ultima analisi, attenuazione e crisi della coesione e della solidarietà sociale. E pensiero storicamente frequente e ricorrente, direi in qualche modo legato al succedersi delle generazioni e alla difficoltà di accettare a volte anche i pur minimi cambiamenti, quello che vede nel presente una negazione, un crollo dei valori su cui si fonda la convivenza sociale, il sistema eccetera eccetera. No, e classica frase, ai miei tempi, insomma, abbiamo sentito tutti dire dalle varie generazioni che si sono succedute, e potrebbe anche sfuggirci di bocca a noi. Cioè i valori, peraltro, come le credenze, le regole morali sociali, cambiano necessariamente, il relativismo a cui faceva riferimento il professor Gregori, necessariamente con il cambiare delle condizioni materiali e quindi del sentire delle società. Da questo punto di vista la nostra epoca... Cos'è? Non fa eccezione e sembra seguire il regolare corso della storia. In un clima sociale però determinato in primo luogo dagli effetti della globalizzazione, in cui si incrinano le forme della solidarietà e in cui in numero crescente i membri di una società si ritrovano abbandonati a se stessi, il problema è sempre più quello del trasformarsi sotto i nostri occhi della ricerca di costruzione di nuovi valori socialmente condivisi in una ricerca individualistica, soggettivistica di valori, una sorta a volte di si salvi chi può. Questo stato di cose nella società dell'insicurezza e dello spaesamento ingenera l'idea e la percezione a volte di un'assenza di valori, di una scarsa credibilità di gran parte dei valori tradizionali, di una loro inadeguatezza alla complessità delle nuove realtà nel loro costante farsi e modificarsi. Questa percezione è peraltro rafforzata dalla tendenziale perdita di credibilità delle tradizionali autorità istituzionali e morali, fonte e garanzia dei sistemi di regole e valori. Pensiamo alla famiglia, poi ne parleremo, insomma, no? Ci troviamo in definitiva in una sorta di stato di durkheimiana anomia,
che vuol dire assenza di regole, ma al tempo stesso incapacità di sostituire regole di fatto superate con regole nuove, adeguate, efficaci e socialmente condivise. Di qui il diffuso smarrimento che non di rado, come in particolare fa notare per esempio Galimberti, Umberto Galimberti, sconfina in tentazioni e in pratiche nichiliste, penso ai giovani, di azzeramento e interscambiabilità di valori. Senza regole e valori però una società non può essere, e per quanto si stiano profondamente modificando le configurazioni stesse delle attuali società, i valori continuano di necessità ad esistere, anzi una volta ritenuti insoddisfacenti e inadeguati quelli tradizionali se ne producono più o meno prontamente di nuovi. Oggi assistiamo, a fronte dell'indebolimento dei valori tradizionali, ad una duplice tendenza. Da un lato creazione comunque di nuovi valori, anche se negativi. Poi spiegherò insomma il senso di un valore negativo o positivo, non è questo è bravo, quello è cattivo, quello è bello, quello è brutto. È negativo o positivo in relazione alla capacità di un valore di creare solidarietà e coesione, cioè di essere condiviso a prescindere, cioè in una società antropofagica il mangiare correttamente il vicino di casa è un valore che crea coesione, a noi non ci piace, però insomma in quella società crea coesione, quindi è ritenuto positivo. Ma no, perso il filo. Duplice, quindi anche se negativi si producono valori, anche ad esempio l'esasperazione dell'individualismo, non di rado il suo slittamento verso un vero e proprio egoismo, non è percepito spesso come un valore negativo, ammazza quanto è bravo quello che è riuscito a fare, eccetera eccetera. E dall'altro c'è un tendenziale rifugio in valori che noi potremmo definire arcaici, cioè forti ritorni di religiosità spesso in chiave integralistica, no? Ricerca di nuove identità sulla base di appartenenze culturali e territoriali interne alle compagini statuali esistenti, con effetti a volte fortemente disgreganti, pensiamo all'ex Jugoslavia, al Belgio, eccetera, anche in Italia abbiamo fatto esempiuccio, conservatorismo politico, rifiuto del diverso e razzismo, cioè creazione del nemico esterno come collante sociale, e via elencando tutte le cose che si vanno cercando di recuperare. Il problema che si pone, però appunto dal punto di vista della qualità della convivenza sociale, è quanto sia i nuovi valori, sia quelli che ho definito valori arcaici, risultino condivisi e non invece ulteriore fonte di disgregazione sociale. Il problema secondo me grosso è un po' questo. A questo punto ritengo necessaria una rapidissima considerazione su due concetti, valore e educazione. Li metto insieme sia perché i valori in qualsiasi società e in qualsiasi epoca si formano e vengono fatti propri, interiorizzati all'interno di processi educativi, sia perché a fronte dell'attuale crisi è frequente il ricorso al tema dell'educazione, come potete vedere facilmente anche leggendo la stampa quotidiana e periodica. Da un lato c'è un richiamo al tema dell'educazione come una delle principali cause, penso all'Italia in questo momento, del suo cattivo funzionamento, della crisi dei valori, e dall'altro come uno dei principali e ipotetici strumenti per superare questa crisi, cioè l'educazione che funzionasse bene aiuterebbe a superare la crisi dei valori. Ma in una società i valori si formano, come si diceva, attraverso quello che chiamiamo processo educativo. Si tratta di un processo complesso, innanzitutto basato sulla famiglia e poi nella modernità su una più o meno lunga permanenza dei giovani della scuola. Fino a pochi anni addietro queste due istituzioni occupavano, sebbene con differenti accentuazioni, quasi per intero lo spazio educativo. Certamente esse hanno svolto, soprattutto all'interno di società nazionali relativamente chiuse, funzioni di grande rilievo che, sebbene con minore credibilità, continuano a svolgere ancora oggi. Rispetto però ad un pur recente passato sono cambiate molte cose, in primo luogo la moltiplicazione dei canali di informazione, nonché la disponibilità da parte dei giovani e anche dei bambini di strumenti che consentano l'accesso diretto e non guidato o controllato, fra virgolette, a molteplici fonti di informazione e opportunità di comunicazione.
Queste fonti però sono spesso portatrici, anche se in genere in modo informale, ma non per questo meno efficace, di regole e valori che possono risultare in contrasto e in contrasto con, oppure più allettanti, dei sistemi di regole e valori veicolati da famiglie e scuole, anche nelle loro diversità. Peraltro, questi media, ed è necessario distinguere fra tipologie di media, cioè radio, televisione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comportano in primo luogo sia una tendenziale passivizzazione, cioè sono forme di comunicazione unilaterali, unidirezionali. La televisione noi ce la sorbettiamo, non è che possiamo interloquire, nonostante gli sforzi che fa per esempio Gad Lerner dicendo intervenite del blog mentre io faccio la pubblicità, insomma, lascia il tempo che trova, cioè comportano in primo luogo sia una tendenziale passivizzazione con conseguente isolamento e perdita di socialità materiale, sia la necessità di procedere soggettivamente e isolatamente, direi, al di fuori di un dialogo e di un confronto a valutazioni e giudizi, con conseguenze che oscillano tra lo smarrimento e un senso inedito, non sempre giustificato, direi, se non a volte patologico, di potenza valutativa. Cioè io mi chiudo nella stanza col computer e giudico il mondo. Insomma, ci sono dei rischi, no? E questa capacità comunicativa è tendenzialmente virtuale. Storicamente, la credibilità e la forza di valori e regole morali, a prescindere da una loro valutazione positiva o meno, come ho già detto, si basava sul loro essere funzionali a un ordine sociale, che a sua volta configurava e indicava prospettive di vita, ipotesi di futuro individuali e sociali abbastanza cogenti. Queste ipotesi, cioè le fasi della vita che tutti abbiamo studiato, insomma, adesso sono un po' più incerte, queste ipotesi nel tempo sono rimaste comunque valide sia nel caso di società rigidamente divise in classi o caste addirittura, sia di società con margini di mobilità sociale. Per esempio, la credibilità della scuola, dell'istituzione scolastica, è storicamente fondata su un patto implicito di, veramente quando andavo a scuola io me lo dicevano proprio, insomma, no, di permanenza o di ingresso in una classe sociale elevata. Se studierai potrai aspirare a lavori uguali o migliori di quelli dei tuoi genitori, potrai guadagnare di più di chi non ha studiato e così via. Il risultato pratico di questa ideologia era la percezione individuale e sociale, anche se abbastanza poco fondata, nel senso che il sistema di selezione faceva fuori, non era una nobile gara fra pari, insomma, percezione individuale o sociale di un buon grado di corrispondenza fra titolo di studio e occupazione, così come fra titoli di studio e collocazione sociale, che a volte si è tradotta, soprattutto nei periodi di più accentuato sviluppo economico, in effettiva mobilità sociale. Attraverso la scuola e ancor prima attraverso le regole e i valori assorbiti in famiglia, era possibile avanzare ipotesi sul futuro, costruire progetti, eccetera, eccetera. No? Cioè, un giovane aveva più o meno chiaro che la prospettiva propria di vita, con un grado di attendibilità, soprattutto relativo al proprio impegno, poteva studiare, poi una volta studiato cercare un lavoro, poi si poteva sposare, poi poteva fare bambini, eccetera, eccetera, eccetera. So, questa era una prospettiva non di per sé particolarmente allettante, però insomma, non per tutti almeno, però vagamente era credibile. Oggi questa credibilità, famiglia e scuola, tende a ridursi o addirittura a venire meno. E questo per due ordini di motivi. Il primo, che in parte abbiamo già considerato, alla molteplicità delle informazioni. Il secondo, che è indubbiamente il più determinante sul piano della credibilità delle istituzioni, relativo alle condizioni strutturali in cui oggi i giovani vivono, con particolare riferimento al mutare della qualità del lavoro e dei rapporti di produzione. Faccio un esempio. Allora, portare a termine gli studi universitari con successo e trovarsi non di rado a dover accettare un lavoro precario, mal retribuito e dequalificato, per esempio in un call center, non è certo una situazione che incoraggia la credenza nei valori quantomeno implicitamente propagandati dalle istituzioni educative.
Questo comporta per i giovani, in un quadro di ridotta solidarietà sociale, una grande difficoltà, per non dire in moltissimi casi l'impossibilità di fare progetti, come abbiamo già visto, di avanzare credibilmente ipotesi sul proprio futuro. Tutto ciò determina una crisi di credibilità di quelle istituzioni, in primo luogo della famiglia e della scuola, che sono più specificamente di fatto preposte alla trasmissione di valori e regole, a loro volta generatrici della coesione e della solidarietà sociale. Come accennavo più sopra, però, gli esseri umani, proprio in ragione del loro essere sociali, del loro vivere in società, non possono fare a meno di valori, che sono poi strumenti di ricerca e di conferimento di senso alla realtà. Ma no, ricerca di senso e conferimento di senso. Se è vero che famiglia e scuola risultano sempre meno in grado di produrre e trasmettere valori credibili e condivisibili, e se però è anche vero che i valori continuano necessariamente ad esistere, ad essere prodotti, saranno indubbiamente altri i soggetti, i canali e le situazioni di costruzione e trasmissione dei valori. E se questi canali e situazioni sono certamente individuabili nei media e nel loro uso sociale, non è da sottovalutare il potere di contagio e persuasione di cosiddetti modelli forti, cioè di modelli di successo, resi non di rado di particolare efficacia e contagiosità proprio dalla pubblicità dei media. Non so, a me mi vengono in mente regioni con una forte criminalità organizzata, no? Beh, lì non è che ci stanno le scuole di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, almeno ufficialmente non ci stanno, almeno finanziate come altre scuole private non ci sono. Eppure i valori trasmessi da queste organizzazioni criminali vengono assorbiti immediatamente, quasi dalla prima infanzia. Cioè è la forza di questi modelli, in questo caso sono realtà in cui le istituzioni storicamente sono state relativamente deboli o consapevolmente, volutamente abbastanza assenti, e in cui i modelli forti sono quelli dei mafiosi. Quelli sono i modelli forti, i modelli vincenti. Quindi per esempio un atteggiamento omertoso diventa, si succhia con latte. Cioè io mi ricordo una ventina d'anni fa quando avevano rapito quel ragazzino Casella di Milano, non so, a San Luca in Calabria, e siccome questo rapimento è durato un sacco di tempo, un paio d'anni, mi pare una cosa del genere, e si sapeva più o meno dove stesse questo ragazzino, però non si trovava, e le televisioni andavano tranquillamente a San Luca, intervistavano ragazzini anche piccoli, oltre ad adulti che si rifiutavano di rispondere. E mi ricordo, mi era rimasto sempre impresso, che a delle bambine di circa 6-7 anni dicevano: tu da grande che ti vorresti sposare? Quello è un capo bastoni, tranquillo, è sempre un capo un draghetista, no? Oppure ai ragazzini, mi ricordo che una volta chiesero: ma se tu sapessi dove sta sto ragazzino, lo diresti? Quelli neanche rispondevano, facevano questo gesto di no. Quindi cioè, proprio si assorbe, perché ci sono i modelli forti, no? E questi hanno una grande importanza, soprattutto in situazioni di disgregazione di valori consolidati e condivisi. In questi casi però non c'è nessuna garanzia, specie in questo clima di globalizzazione, che i valori veicolati dai modelli forti e dai media siano valori moralmente e socialmente positivi, sempre nel senso che se sono condivisi producono coesione e solidarietà. Cioè se il denaro, per esempio la ricchezza, diventano sempre più una misura a prescindere del successo individuale e sociale e il vero strumento di mobilità sociale, non è detto che i valori veicolati in relazione ad esempio alla qualità dei mezzi utilizzati per procurarsi la ricchezza siano cristallini e socialmente condivisibili. Se la globalizzazione produce insicurezza, spaesamento, deregulation e prevalere della legge del più forte, la società per sopravvivere almeno in buona parte produrrà e riprodurrà valori adeguati alla realtà della globalizzazione, cioè sono modelli forti e a questi valori da essi auspicati e imposti. Io come una specie di passaggio dal cogito ergo sum, per esempio, al consumo ergo sum, che è un effetto di questa società, insomma, no.
Bisognerebbe avere il tempo di ragionarci un po' di più, ma non ce l'abbiamo, vedo che vi sto dilungando ancora un po' troppo. D'altra parte, i mezzi di cui di oggi dispone chi detiene il potere per creare valori e attraverso di essi consenso sono enormemente superiori rispetto al passato e peraltro non richiedono un necessario ricorso alla forza, da cui pure in ultima istanza non ci si astiene. Se quindi i nuovi valori tendono a conformarsi alla realtà della globalizzazione, ai valori che essa produce, cioè come i ragazzini nelle realtà di criminalità organizzata, per sopravvivere si adattano, insomma, no, fanno diventare valori quelli che noi riterremmo dei disvalori, rischiano velleitari, a mio giudizio, gli sforzi di risolvere l'attuale crisi dei valori mantenendosi unicamente sul piano dell'etica o possiamo anche dire delle buone intenzioni. È certo di grande importanza che la riflessione sulla necessità dell'affermazione di nuovi valori positivi si sviluppi, ma è illusorio pensare che questa riflessione sia in grado di per sé di condurre al superamento della crisi dei valori. Oh, non vorrei con queste mie note, so, che hanno tentato di delineare un quadro non certo di agreste buconicità, che queste note facciano pensare ad una visione eccessivamente pessimistica, senza via d'uscita o a un rimpianto del bel tempo andato. No, la situazione indubbiamente non presenta spiragli sufficientemente ampi che consentano di intravedere con l'eventualmente necessaria chiarezza possibilità di uscita da questa crisi, che anzi mostra un'indubbia tendenza ad estendersi e approfondirsi. Però al momento non mancano tentativi, anche forti, di indicare prospettive di soluzione e le misure proposte sono spesso logiche e di per sé valide. La mia impressione però è che tutti questi tentativi trovino il loro limite principale nella incapacità o impossibilità, non lo so, di individuare i soggetti, le forze in grado a livello globale di compiere, di far compiere i passi necessari per uscire da questa situazione di crisi. Faccio un esempio, una delle esigenze individuate e auspicate con maggiore frequenza, penso ad economisti come Fitoussi, Stiglitz o a sociologi come Gallino, eccetera, e molti altri, è quella di una, della necessità di una maggiore coesione e concertazione fra gli Stati a livello internazionale, tale da consentire l'elaborazione e l'adozione, per quanto possibile su scala planetaria, di misure, di regole in grado di contrastare almeno gli effetti più negativi della globalizzazione. È una cosa logica, molto intelligente, ma queste eventuali misure troverebbero, credo io, indubbiamente l'opposizione sia delle multi e transnazionali, sia di molti Stati. Tanto per fare un esempio, basterà ricordare i comportamenti che abbiamo osservato riguardo alle politiche per l'ambiente e in particolare per quanto riguarda gli accordi di Kyoto, della disdetta della loro sottoscrizione da parte degli Stati Uniti non appena George W. Bush è diventato presidente, oppure pensiamo agli attuali rischi, e ci sono tentativi molto forti di sfruttamento delle terre finora incontaminate del Polo Sud. Si potrebbero ricordare le oltre 30 interessanti raccomandazioni elaborate dal gruppo di lavoro Shadow GN, c'è il titolo in inglese, cioè le vie per uscire dalla crisi e per costruire un mondo più coeso. Questo gruppo di lavoro coordinato da Fitoussi e da Stiglitz fatte pervenire nel 2009 al G8. Questo è un gruppo di lavoro organizzato dal presidente francese, da Sarkozy, e coordinato da Attali, che suggeriscono in primo luogo tutta una serie di misure a cui sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, che vuol dire riequilibrio internazionale, fiscalità più equa, cioè maggiore imposizione per i ceti più abbienti, che vuol dire riequilibrio all'interno degli stati, lotta ai paradisi fiscali e via elencando, sono più di 30. No? Si tratta indubbiamente di misure importanti. Ma chi è in grado di adottarle e di farle adottare? Questa, non c'è una risposta chiara. Evidentemente misure di questo tipo non possono, nel quadro della globalizzazione, essere assunte unilateralmente da un solo paese.
sarebbe fatto fuori, ma richiedono quella coesione cui si fa riferimento nello stesso titolo del rapporto Un mondo più coeso, che risulta particolarmente difficile in una realtà altamente competitiva e con fortissimi squilibri. La stessa eventuale maggiore coesione, no? Posto che si possa raggiungere, in assenza di autorità in grado di far rispettare le nuove regole e di imporre svolte decisive all'attuale liberismo economico, e questa autorità, guardate, allo stato delle cose non può essere rappresentata dagli attuali Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale per il Commercio, che sono poi governati da alcuni paesi di fatto. Se pensate al Fondo Monetario Internazionale, che è quello che è proprio ha costretto moltissimi paesi ad adottare questo stile liberistico, l'unico paese che ha diritto di veto sulle decisioni del Consiglio sono gli Stati Uniti, insomma, con tutto il rispetto, però insomma non è l'esempio di una realtà coesa, no, è una realtà abbastanza squilibrata. Sì, io sono all'ultimo quarto di pagina. Sì. Cioè, anche appunto un'eventuale coesione avrebbe di fatto effetti diversi per i diversi paesi che stanno in condizioni diverse, che dovrebbero comunque però fare i conti in primo luogo con la mobilità dei capitali finanziari e delle imprese. Io vorrei precisare che questa insistenza sugli aspetti, anche se volto a volo d'uccello, politici ed economici della globalizzazione, io la considero strettamente funzionale alla riflessione sulla crisi dei valori e sul suo possibile superamento. Infatti, secondo me, è solo nel quadro di un processo di modificazione delle dinamiche economiche, cioè di un tendenziale riequilibrio delle politiche di sviluppo e di un loro indirizzo qualitativamente diverso, che ritengo possibile la produzione di nuovi e positivi valori. A questo punto mi si potrà anche dire, dopo una serie di apparenti contraddizioni, che quello da me disegnato è un quadro che si morde la coda, cioè sarebbero necessarie delle cose, poi non c'è nessuno in grado di farle e quindi siamo là. Beh, devo dire che a questo punto a me mi viene in soccorso, forse astrattamente, non lo so, ma non credo, quello che io chiamo l'ottimismo del pessimismo, no? Mi spiego meglio, cerco di spiegarmi meglio. In questa realtà che è apparentemente incartata, almeno da come l'ho descritta, che produce squilibri, tensioni, insicurezze, gravissimi rischi ambientali, pensiamo al nucleare, pensiamo agli armamenti, eccetera, io ritengo che sarà proprio l'acuirsi di questi rischi, pensiamo all'ambiente in primo luogo, a determinare con sempre maggiore chiarezza la necessità di una scelta abbastanza radicale fra vera e propria crisi del pianeta e nuove e più equilibrate politiche di sviluppo. Un altro rischio, non sto prospettando una filosofia della storia, no? Il cui procedere ci porta inesorabilmente a scegliere fra bene e male, con finale si spera sempre vittoria del bene. Cioè non sono forze metafisiche a manovrare e muovere questi processi. Le soluzioni ai problemi creati dagli uomini non possono che venire dagli uomini, cioè in primo luogo dalla capacità che ciascuno di noi saprà esercitare per far sì che i governi dei propri paesi si facciano promotori della tanto auspicata maggiore coesione a livello internazionale. Questa è una garanzia che noi dovremmo cercare di chiedere a qualsiasi governo. Ed è qui che entrano in gioco i processi educativi ed anche la grafologia, se volete, come cioè l'elemento soggettivo, diciamo, come strumenti che possono contribuire alla formazione di una sempre maggiore consapevolezza dei problemi esistenti. Cioè anche il vostro discorso grafologico, denunciando questo rapporto crisi modificazione del segno, beh, può essere un elemento di presa di consapevolezza della crisi, per esempio, no? Una consapevolezza dei problemi esistenti e alla creazione, se possibile, come dice per esempio Edgar Morin, di una nuova cittadinanza terrestre che ci renda sempre più consapevoli del fatto che i problemi fortemente evidenziati dalla globalizzazione sono problemi di tutti, che ci coinvolgono tutti e che non possono essere risolti chiudendosi nel proprio particolare di individui, di province, di regioni, di stati e via dicendo. Il villaggio globale annunciato da McLuhan or sono parecchi anni, oggi non ha le caratteristiche del villaggio e sta a noi, se vogliamo, farlo diventare tale. Perdonate la lunghezza.